Oggi raccontiamo una giornata straordinaria, unica. Tra l'altro siamo venuti quassù a Pove del Brenta. Pove sul Pove del Grappa. A Pove del Grappa, vicino a Bassano del Grappa, famoso appunto per la grappa, buonissima, fantastica. Questo è un posto fantastico, insomma, di godimento. Di godimento, e come si può vedere è venuto a godere, a soffrire molto qui un nostro amico, un grande amico di Ecofuturo, che è Gian Pietro Zonta. Ci è venuto ovviamente con la sua splendida moglie, l'autrice di gioielli, la Griff, quella che costruisce quelle meraviglie di oro e seta, e la loro casa del cuore è questa qua. Hanno scelto questo posticino, come vedete, in un posto che produce olio. Qui siamo in una zona incredibile, in mezzo alle montagne, e viene chiamata la Conca degli Olivi, quindi un posto fantastico. E con Gian Pietro e con Madame abbiamo pensato di costruire qui un orto bioattivo. Un orto bioattivo, e ovviamente c'è il maestro, l'inventore, il proseguitore, lo sviluppatore, l'entusiastico divulgatore di questa straordinaria innovazione, che è Andrea Battiata. Andrea Battiata e i suoi collaboratori, che in questo momento ci consentono a noi di stare qui a parlare. Detto questo, ridendo e scherzando, la famiglia Zonta ha deciso di procedere a costruire un orto bioattivo. La base ce l'aveva già, e ora cominceranno loro a spiegarvi questo percorso. Anche perché l'idea che in un ambito di questo genere, assolutamente naturale, in cui c'è questa olivicoltura storica fantastica, va bene, per me è stata una scoperta. Noi abbiamo reagito con l'olio delle nostre parti, ma davvero la vera reazione che abbiamo fatto è portare questa ecotecnologia straordinaria, che ovviamente lo facciamo per il piacere di farlo, e loro lo fanno per il piacere di avere un oggetto di questo genere, ma in verità anche perché loro sono naturalmente divulgatori di questo nuovo approccio dell'agricoltura, quella che ha stabilito un nuovo rispetto con la terra, ha stabilito un dialogo con la terra di fine della violenza alla terra. E insieme a Battiata, insieme a Piero Gattoni del CIB, alcuni anni fa abbiamo inaugurato il monumento alla fine dell'era dell'aratro ad Ecofuturo, che ora è a Padova, nel Green Energy Park, dove anche quest'anno rifaremo Ecofuturo Festival. E l'intuizione fu una grande intuizione, cioè la terra deve avere con noi finalmente una nuova alleanza, quell'alleanza che c'è stata per millenni, ma questo è quello che abbiamo deciso di fare, cioè ricostituire le scorte di carbonio abbattute negli ultimi 50 anni, distrutte negli ultimi 70 anni, diciamo così, e ricostituirli da capo. Ricostituendoli significa ridare il futuro a non solo all'agricoltura, ma anche al pianeta. E qui concludo il mio pistolotto iniziale, perché quella anidride carbonica, quel carbonio che è sotto, è nient'altro che la trasformazione dell'anidride carbonica che viene presa dal cielo, portata sottoterra. Vedi, ognuno di questi fili d'erba si dà da fare. Nel prato non ci viene in mente di massacrarli, no, voglio dire. E così avviene, perché quelli tutti i giorni fanno questo lavoro. Quindi non pensiamo di prendere la CO2 e di stoccarla nei serbatoi sotterranei, come pensa l'ENI, con una scelleratezza unica e come dire, riferibile solo a chi fino ad ora ha pensato al petrolio. E quindi li capiamo, hanno il cervello petrolifero e non possono capire troppo. Va bene, noi li comprendiamo, ma non li scusiamo. Perché il lavoro di stoccaggio della CO2 nel suolo lo dovrà fare l'agricoltura. Ecco cosa pensa di fare Gian Pietro, non solo di farci il cipollino buono,
o la melanzana o il pomodoro per sé, che è un bel effetto collaterale, ma anche di insegnare ai nipoti, alla gente che verrà qui a casa, a tutti, questa grande strategia. È la nostra speranza del futuro. E ora vi faremo conoscere tutti quanti. Bene, proseguiamo. Questo è un momento in cui divulghiamo la tecnica dell'orto obiettivo e quindi la tramandiamo ai posteri. E ai posteri daremo anche l'ardua sentenza. E noi stiamo creando un bosco all'interno di questo meraviglioso giardino, un bosco, un biotipo di bosco esattamente, che funzionerà con le stesse caratteristiche. Quindi funziona con quello che un bosco produce, le foglie, i frutti che cascano in terra, iniziano a fermentare. E nella fermentazione, che cos'è la fermentazione? È un momento di moltiplicazione dei microrganismi che trasforma la sostanza organica grezza in sostanza organica che le piante possono attirare. Riproduciamo quindi un meccanismo di produzione agricola naturale, perché come diceva poc'anzi Fabio, l'aratro ci ha aiutato per qualche migliaio d'anni, perché pensate, quando l'uomo ha scoperto di poter fare agricoltura, ora è un po' difficile immaginarselo, perché si parla di qualche decina di migliaia di anni fa. Già è difficile per noi forse immaginarci 200-300 anni fa, ma 10.000 anni fa è difficile immaginarcelo. Ma chiaramente la terra era tutta coperta, tranne i ghiacciai, tranne qualche zona dove c'era il deserto, ma la terra era tutta completamente verde. Non c'era uno spazio dove fosse glabro il terreno, perché se tu lasci un terreno, qualunque terreno, anche se c'è stato la peggior cosa, lo lasci tranquillo per 2-3 anni, lui ridiventa verde. E questa è la natura della terra, perché diventando verde prende l'energia del sole, la trasforma in sostanza organica, la dà da mangiare ai microrganismi che sono sotto il terreno e che rappresentano, come dice Fabio, la biomassa più grande che abbiamo al mondo. E così funziona la fertilità. E siamo in grado, noi umani, di mangiare i prodotti agricoli attraverso questo semplice meccanismo, che tanto semplice non è, non lo banalizziamo, ma mimando una costruzione di un bosco, velocizzandola di decine di anni, noi riusciamo a fare un orto obiettivo. Voglio spiegare anche perché si chiama orto obiettivo, perché noi non vogliamo soltanto produrre ortaggi, il che, vabbè, è già un bel risultato. Ma vogliamo fare, orto obiettivo sta orto per cibo, obiettivo nutraceutico. Noi vogliamo ridare le sostanze a questi ortaggi in modo da mangiare degli alimenti che non ci fanno male. Nell'agricoltura del terzo millennio dopo Cristo siamo riusciti a fare produzioni che fanno male all'uomo. Ecco, ora è il momento in cui abbiamo preso coscienza di tutto questo, senza dare colpa a nessuno, ma è il momento in cui possiamo fare questo salto evolutivo e riprenderci in mano il nostro cibo, la nostra salute. Senti. In questo momento stiamo mettendo, come vedete, è sempre un sottobosco, questo è un compost vegetale creato da noi, in 6-8 mesi di lavorazione, prima lo sminuzzamento, poi la fermentazione, ora nell'ultima fase di fermentazione io sento un bel profumo di bosco, che è difficile da trasmettere alle immagini, ma vi assicuro che c'è. Quando si va nel bosco e c'è la terapia forestale e si sente quel profumo, quello è un profumo che a noi umani ci fa un bene incredibile. Noi lo riproduciamo in questo orto. Dopo di ciò, quando abbiamo creato un certo livello, Gian Pietro aveva già creato una base con dei triturati del suo giardino, che ci fanno molto comodo, perché quelli non fanno altro che aumentare la velocità con cui quest'orto maturerà.
Metteremo un piccolo strato di sabbia per dare un substrato dove mettere le piantine, lo attiviamo con i microrganismi che abbiamo portato, quindi con le micorrize, col trigoderma e con i batteri della rizosfera. E dopo di ciò l'orto è pronto, metteremo le piantine e quando andiamo via Gian Pietro e Daniela avranno il loro orto con le piantine pronto. Quindi è una tecnica semplice, una tecnica che mima quello che succede in natura, lo velocizza chiaramente, perché noi non possiamo aspettare 100 anni per avere un orto, ma lo vogliamo sì che è subito. Il tutto inizia da quando? Beh, il tutto è iniziato con Ecofuturo. Noi abbiamo avuto l'opportunità già un paio d'anni fa di vedere al Parco La Fenice di Padova un bellissimo orto bioattivo, poi siamo stati a casa anche di Fabio Rogiolani e lì ci siamo innamorati di quest'orto. E allora noi avevamo già un orto tradizionale, naturalmente il tutto sempre legato a tutta quella che è la sostenibilità. La nostra casa, poi la vedremo più avanti, è fatta con questi concetti e quindi ho detto ma perché no? E abbiamo chiamato Fabio ci ha fatto contattare Andrea e quando l'ho chiamato, io l'ho chiamato solamente per chiedere un consiglio e lui così con grande nostra sorpresa si è offerto di partire da Firenze, dalla Toscana e venire qui a realizzare un orto bioattivo. Quello che vedete qui allora sono materiali, come vedete, legno che sono stati montati dai miei ragazzi, dal nostro giardiniere, poi abbiamo messo anche un materassino per evitare che marciscano le tavole nel tempo e abbiamo preparato anche, lo vedremo più avanti, anche delle coperture perché ancora di notte qui la temperatura è abbastanza fresca. E quindi ecco, per noi davvero è una bella avventura, anche perché fa parte o rientra nella nostra filosofia sia personale che anche aziendale e quindi siamo qui per divertirci di sicuro. Quando abbiamo pensato di costruirci la nostra casa in bioedilizia, mi piace molto ricordare che sono una donna fortunata perché finché stavo in cantiere, che mi sono seguita il terreno perché non venisse inquinato dalla costruzione di tutto quello che fanno quando costruiscono, mi sono presa un anno sabbatico, diciamo, e quindi mi reputo fortunata. E per questo motivo ho iniziato a studiare, a leggere un po' la biodinamica, perché l'idea era quella di farci l'orto. E avevo iniziato e mi dava soddisfazione, però ultimamente vedevo che aveva bisogno di qualcosa che non capivo, qualcosa di più, il terreno probabilmente. Ed ecco perché abbiamo pensato all'orto bioattivo, perché ci ricordavamo di averlo visto e quindi abbiamo pensato a questa soluzione perché magari ci dava quel qualcosa che mancava qui. Ecco, però avevo già l'idea di tutto al naturale, perché per esempio, faccio un esempio, i lombrichi a me facevano un po' fastidio, no? Quando ho letto che la biodinamica, il lombrico non è nient'altro che l'intestino della terra e quindi elabora tutti, anche gli inquinanti, e l'ho visto diversamente poi, anche se comunque mi fa un po', però lo vedo diversamente da prima. Ecco, ho capito questa cosa. Chiaramente in un orto bioattivo non possono mancare i lombrichi, perché i lombrichi sono per noi il lavoro della terra. Sono loro che fanno il lavoro sporco in realtà. E dove sono i lombrichi c'è la fertilità. Ora noi mettiamo in parte lombrichi e in parte metteremo anche il compost di lombrico sopra, perché nel compost di lombrico ci sono le uova, così disseminiamo i lombrichi, ma sono i lombrichi che fanno il lavoro sporco.
dove il terreno è compattato, dove il terreno è super lavorato, i lombrichi scompaiono. Mentre a noi ci interessa che i lombrichi rimangano in un terreno pieno di sostanza organica, vegetale, anche animale, loro stanno benissimo, ma insomma è la sostanza organica, perché loro fanno il lavoro sporco dell'aratura, rimescolano tutti gli elementi e principalmente mettono insieme l'organico con l'inorganico, perché questo è il vero lavoro che fanno, e quando riescono a digerire la parte organica e la parte inorganica, questo grumulo che viene fuori è un grumulo pieno di batteri, perché loro nel passaggio intestinale lo riempiono di batteri, quindi fanno un lavoro perfetto dal nostro punto di vista. Come potete vedere, questo è l'ingresso della casa nostra. Di fianco, sulla mia destra, c'è la certificazione di Casa Clima. Questa costruzione in bioedilizia è stata eseguita dalla Rubner di Bolzano ed è tra le prime costruzioni con queste caratteristiche. È stata veramente una grande sfida, perché noi l'abbiamo progettata ancora nel 2009 e siamo entrati qui e abitiamo qui dal 2011. Adesso ci avviciniamo al giardino e vogliamo farvi vedere quali sono le energie alternative che sono state applicate appunto ancora nel 2009-2011. Come abbiamo potuto vedere poco fa, questa casa è in classe A. I muri sono in legno naturalmente, sono coibentati con la canapa e esternamente alle pareti ci sono 10 cm di sughero. Tutta la casa è alimentata da energie rinnovabili, abbiamo il riscaldamento, il condizionamento a pavimento, abbiamo la VMC, quindi la ventilazione meccanica controllata, e tutto questo è mosso da una pompa di calore. La pompa di calore è collegata a 4 sonde geotermiche profonde circa 127 metri che scendono nel sottosuolo e utilizzano naturalmente lo scambio termico. Oltretutto questa casa, quando l'abbiamo costruita, abbiamo pensato, avendo un grande giardino, di utilizzare il più possibile l'acqua piovana, tant'è che tutte le pavimentazioni che vediamo anche esternamente sono convogliate su delle vasche. Abbiamo circa 70 metri cubi di vasche naturalmente interrate. Oltre ai 4 pozzi geotermici abbiamo fatto un quinto, sempre la stessa profondità, per cui quando non abbiamo più acqua piovana utilizziamo l'acqua del pozzo. Qui abbiamo anche i pannelli fotovoltaici che sfruttano un po' la pendenza del terreno, qui appunto siamo in collina, naturalmente servono per alimentare la nostra centrale, e lì in fondo potete vedere anche pannelli solari per riscaldare l'acqua sanitaria durante il giorno. Questa è un'altra parte del giardino che sfrutta naturalmente la pendenza. Allora, questa è una vasca all'interno del quale ci vivono le carpe koi, e questa acqua è acqua sempre piovana o di pozzo. Diciamo che abbiamo un motore che fa sì che per vincere il dislivello porti l'acqua nella parte superiore, il dislivello è circa di 2,5 metri. Naturalmente utilizziamo la fitodepurazione, quindi sia piante acquatiche che nella parte della sorgente, diciamo la parte alta, vari strati di roccia che fanno sì che l'acqua rimanga pulita e esente da alghe. Vedi, con questo prepariamo il letto di semina con la sabbia vulcanica. Sotto abbiamo lasciato tutta la parte del composto, che è quella
che fornirà la maggior parte dell'energia a queste piante. Questo è un medium per poter mettere le piantine e poi nella fase successiva, lo vedrai, lo attiveremo con i microrganismi e il concime organo minerale biologico che gli dà lo, noi lo chiamiamo starter perché gli dà il via e fa funzionare questo mini bosco che facciamo come orto. Questa è ora la fase in cui attiviamo per la prima volta l'orto obiettivo e lo attiviamo su due modalità, una modalità microbiologica e una modalità organo minerale biologico. Il primo ci serve per dare vita diretta al terreno e il secondo per dare gli elementi minerali primari per far partire la produzione. Questa è la fase che stiamo facendo in questo momento. Questo ultimo strato leggero fine che mettiamo è l'ultimo attivatore, anche questo è un attivatore organico importante ed è il composto di lombrichi con le uova. E questo ci permette di attivare il terreno in modo velocissimo anche con i lombrichi, senza aspettare una fase lunga in cui il lombrico si deve sviluppare, perché qui appena gli diamo l'acqua i lombrichi cominciano a lavorare. Siamo nella fase forse più bella, in cui progettiamo le piante da mettere nell'orto. Chiaramente con Daniela abbiamo concordato di mettere i pomodori vicino al muro, che hanno più sole, più caldo, eccetera. Il pomodoro sono solanacee, insieme alle melanzane e insieme ai peperoni sono le piante dell'estate, quindi sono quelle che vogliono più sole, li metteremo dove c'è più sole. E poi comunque consociamo i pomodori con le insalate e poi dobbiamo mettere le bietole colorate che sono una delizia e poi via via ci abbiamo il sedano, ci abbiamo altre melanzane, peperoni e vediamo. Poi lasceremo un posto anche per quello che vorrà mettere la Daniela. Allora, siamo quasi in fondo all'operazione e alla costruzione dell'orto bioattivo. Avete seguito gli interventi di Gian Pietro, di Daniela, sono qui accanto a me, di ovviamente del protagonista Andrea Battiata, e ovviamente avete visto le applicazioni dei straordinari collaboratori di Andrea, che sono protagonisti anche di questa nostra straordinaria innovazione. Questo è un orto che sarà nel complesso 16-18 metri quadri, mi sembra, sbaglio, all'incirca, e avrà veramente una produzione che soddisferà integralmente i fabbisogni della famiglia Zonta. Abbiamo sentito la discussione sulle varietà inserite, anche oggi ho imparato molte cose. Non dico che non le riperderò, ma insomma ci provo a impararle. Devo dire che tanto i collaboratori di Daniela e di Gian Pietro, che ovviamente i collaboratori di Andrea Battiata, hanno dimostrato di stare costruendo il pensiero futuro dell'orto bioattivo. La discussione è stata di grande rilievo sulle micorrize, le micorrize vive, le micorrize fresche, sugli organismi, gli interventi, gli elementi, insomma le associazioni, perché in verità questa grande innovazione, tra l'altro abbiamo trovato qui uno dei giardinieri che lavora con Andrea Battiata, che è un grande esperto di biolaghi, che ha sposato una cubana e diciamo è stato molto emozionato nello scoprire che questa innovazione nasce dagli organicos che hanno salvato dalla morte per fame Cuba. Insomma, è stato costruito questi scrigni. Questi sono scrigni meravigliosi, in cui una serie di strati costruiscono una realtà che sarà permanente per il futuro, per i prossimi anni, per le prossime decine di anni, e in cui appunto la vita che c'è sottoterra troverà una tranquillità di potersi esprimere, scusate, e di potersi sviluppare di nuovo. È una innovazione non banale,
diciamo, normale, derivata dall'osservazione della natura, da un approccio verso la natura modesto, attento, ma capace di imparare. E quindi questa è una soluzione per la riconversione di tutta la nostra agricoltura, sia per fare gli orti che per fare tutte le altre colture. Il futuro dell'Europa e del mondo dovrà essere di un'agricoltura che non usa più l'aratro, di un sistema che protegge il suolo, che protegge la vita sotto la terra e di un sistema quindi che impara a mangiare la CO2 e a liberare l'atmosfera dall'eccesso di CO2 dell'era industriale. È una battaglia possibile, concreta, tenendo anche conto che l'orto bioattivo produce 4 volte di un orto normale e tenendo anche conto che non è che noi scegliamo di non usare la chimica qui, semplicemente l'orto bioattivo non ne richiede perché non si ammala. Cioè ha talmente tanta cura dalla terra che le piante sopra terra non si ammalano più. Potremmo dire 1000 cose, oggi possiamo solo dire che siamo estremamente felici di questo nuovo orto. Andrea Battiata ci ha onorato di venire a ricostruirlo, uno in diretta, perché qui siamo accanto a coloro che hanno fatto rinascere la seta italiana e che è una delle grandi importanti innovazioni per riportare gli alberi nelle campagne e per riportare la bellezza anche nella nostra moda. Siamo quindi al confronto di due grandi capacità di innovazione, di due super innovatori, e crediamo che queste due cose, accanto al terzo, se mi permetterete, con molta modestia, ma mica tanto modestia, ci sono io che invece nel 2004 ho fatto la prima legge per la rinascita della canapa, ovvero un'altra delle piante che cresce tanto sottoterra quanto fuori terra. Questo è il concetto, non più violentare la terra, ma rispettarla e dialogando con essa costruire le risorse per il nostro mantenimento e per la nostra salute. Questo ci consente anche di essere estremamente più felici, perché quando un uomo si sviluppa senza violenza e in equilibrio con il creato, è sicuramente un uomo più felice. E quindi un uomo o una donna, ovviamente, una umanità più felice. E oggi noi lo siamo, anche perché è stata una bellissima giornata di festa, nonostante il Covid, e poi nei prossimi mesi ovviamente vedremo lo sviluppo di questa meraviglia delle meraviglie incastonata dentro il Veneto e in un luogo che si chiama la Conca degli Ulivi. E nel salutarvi, ovviamente vi saluto mostrandovi una persona molto importante che oggi mi ha scoperto che fa un vino assolutamente ipernaturale e che presto lo scopriremo insieme, ok? Quindi Francesco, vero? Francesco, grazie di tutto e come lo scopriremo vivendo e bevendo, voglio dire. E questa è la dimostrazione che l'orto bioattivo non è solo un'esperienza agricola, ma è un'esperienza della mente, del cuore, e appunto oggi lo dimostrano chi sta lavorando a tutto questo. L'ultima cosa che lo voglio dire da anziano: l'orto bioattivo è anche una risposta per i soggetti più deboli, perché ci consente di non usare più la zappa. Noi invece di essere il movimento no qui, no là, no giù, siamo il movimento no zap. E avendo fondato il movimento no zap, anche perché non ce la faremmo a usarla, l'orto bioattivo è una straordinaria soluzione, anche per i soggetti deboli della società. Ma ripeto, è una straordinaria innovazione per tutti. Grazie e, come si dice, speriamo che tutta questa giornata vi costringa immediatamente, appena avete finito di vedere il filmato, a farvi un orto così.